Buonasera, io sono Anna e appartengo come associazione alla scuola di italiano serale di Rebbio e insieme agli altri ragazzi che hanno insegnato come italiano ai pakistani abbiamo fondato la rete Como Senza Frontiere, che a sua volta è legata ad altre reti di Milano Senza Frontiere, Palermo, Torino, Roma e Messina. E la nostra rete raccoglie una ventina tra associazioni, partiti, membri del clero, parrocchie e anche singoli cittadini che sono accomunati da antirazzismo e appunto anche antifascismo, non solo perché sta alla base della democrazia, ma perché le organizzazioni neonaziste e neofasciste spesso commettono atti che sono a sfondo razziale. E come obiettivi ci siamo dati, il primo, quello per cui è nata la rete, è la volontà di fare memoria delle vittime dei dispersi delle varie rotte migratorie, in particolare quella del Mediterraneo, dei Balcani e del Messico. Questo perché abbiamo notato che spesso i cittadini e provano una momentanea compassione, ad esempio quando compare la foto del bambino o del profugo sul barcone, eccetera, ma ci siamo un po' abituati a quando succedono gli incidenti in mare, eccetera. E questo è anche un po' perché mancano degli spazi in cui si può discutere di questo genere di cose, ma noi vorremmo che la gente prendesse una posizione in merito. Credo che questo sia un aspetto che abbiamo in comune con Memoria Antifascista, perché che non solo ricorda le vittime del ventennio e agisce anche per rispetto dei vivi che hanno subito la dittatura fascista, ma soprattutto per ricordare i valori che animavano queste persone e che sono alla base di una società più giusta, più equa, che ha al centro l'uomo. Il nostro secondo obiettivo è cambiare la percezione delle persone rispetto al problema della migrazione, che non deve essere vissuto come un'emergenza, ma è una cosa di cui prendere atto e che io credo non si potrà cambiare neanche alzando dei muri. E poi anche esercitare una pressione costruttiva verso le istituzioni. Noi siamo nati a giugno e esattamente un mese dopo è iniziata l'emergenza migranti in stazione a San Giovanni a Como, e l'8 luglio io e altri ragazzi della scuola d'italiano abbiamo iniziato ad andare in stazione perché appunto c'era giunta voce di questa solita presenza dei migranti e per un po' di osservazione abbiamo avviato una raccolta di generi di prima necessità e appunto abbiamo scelto di smistare le cose, distribuirle e farle portare direttamente in stazione in modo che tutte le persone potessero, cioè i cittadini normali, potessero vedere cosa stava accadendo, e ha avuto molto successo, e anche perché le istituzioni si sono mosse 2 settimane dopo rispetto all'arrivo dei migranti. Noi abbiamo deciso di assumerci questo impegno perché oltre a fare memoria è necessaria anche una partecipazione attiva nel sostenere le persone, eccetera, e poi perché già i nostri studenti pakistani erano stati 8 mesi in stazione praticamente ignorati da tutti e non volevamo che questa cosa si ripetesse. Dal 13 luglio si sono uniti a noi Rifondazione e UBS e la nostra presenza in stazione è stata costante per circa un mese, quindi restavamo a distribuire cibo, acqua eccetera fino alle 2:00 del mattino e alle 5 tornavamo in stazione a recuperare le coperte che i migranti abbandonavano lì perché il giorno al mattino dopo prendevano il primo treno e provavano ad andare in Svizzera. E quindi tutto questo è stato difficile sia fisicamente ma anche mentalmente, perché personalmente è stato molto difficile accettare che c'è persone normali, ragazzi, perché la maggior parte sono ragazzi.
anzi molti minori non accompagnati. È difficile accettare che persone con cui parli, magari mandi messaggi su WhatsApp, vieni portato in macchina, cioè con cui hai avuto una relazione, pensare che siano illegali. E soprattutto anche incontrare delle persone e scoprire che sulla privazione dei loro diritti e sull'impoverimento dei loro paesi si fondano tutti i nostri privilegi. E comunque, nonostante ci siamo un po' trovati in questo contesto infelice, sono nate tante relazioni, siamo tutti cresciuti, questa esperienza penso che abbia cambiato tutti noi. E poi siamo riusciti a dare un volto e dei nomi, una dignità ad alcune questioni che prima affrontavamo un po' di fretta, senza, visto che non ci riguardavano. Adesso è stato aperto il centro di accoglienza di transito gestito dalla prefettura e da Croce Rossa, e noi abbiamo come rete, abbiamo scritto insieme ai volontari della messa di Santo Eusebio, abbiamo scritto un documento con una serie di proposte relative alla gestione del campo, ad esempio l'inserimento dei nuclei familiari per intero, con presenza di donne e uomini, uno sportello donna, assistenza legale, un accompagnamento individuale, presidio sanitario, una serie di cose, e anche soprattutto la possibilità di far accedere al campo i volontari, perché come rete abbiamo anche organizzato una visita a Ventimiglia in cui un gruppetto di noi è potuto entrare nel campo al Parco Roia, e ci siamo accorti che il problema più grande è la mancanza di umanità, nel senso che c'era la Croce Rossa, sì, gestiva tutto perfettamente, ma mancava una componente più umana. E queste proposte sono state praticamente tutte accettate, anche perché il comune e diciamo, le altre associazioni non avevano minimamente pensato a questo, e quindi anche attraverso un incontro con il prefetto che ha fatto durante un presidio antifascista che hanno fatto in quei mesi, abbiamo incontrato il prefetto e gli abbiamo presentato le nostre proposte, quindi il regolamento che è stato fatto farebbero essere accolte. Poi comunque siamo coscienti che il campo non sia assolutamente una soluzione, infatti anche adesso sono sorti i primi problemi perché è già completamente pieno e molte persone non possono entrarci, e non è nemmeno una questione risolutiva, perché quello che desiderano veramente i migranti è passare la frontiera, raggiungere i loro parenti in Germania eccetera, e resta sempre il problema dei minori non accompagnati che non possono entrare nel campo. Ma d'altra parte non c'è nemmeno una struttura qui a Como che può accoglierli. E quindi noi continueremo, adesso stiamo organizzando dei progetti per entrare nel campo e continueremo a monitorare la situazione e a cercare di ottenere delle soluzioni più giuste e dignitose per tutti, non solo per questi nuovi immigrati che sono arrivati, ma anche per i 900 richiedenti asilo che ci sono sul territorio comasco. Comunque siamo soddisfatti per come è andata questa esperienza, perché la città ha risposto molto positivamente. Infatti in poco meno di 3 mesi ci sono stati 700 volontari, e come si poteva immaginare però c'è stata anche gente che ha manifestato dei comportamenti xenofobi e ha cavalcato l'onda per fomentare paure e ostilità che sono già presenti in parte della popolazione. E noi per evitare questo cerchiamo di non rispondere con lo scontro, ma di creare un'alternativa valida e che sia il più possibile inclusiva, che riesca ad accogliere tutti, e perché da un certo punto di vista è comprensibile che molte persone siano arrabbiate. Ad esempio di stazione, prima dell'arrivo dei migranti c'erano molti stanziali italiani e c'è stato anche chi inneggiava Hitler e quant'altro. Io non mi sento di condannare quella persona, nel senso, certo è sbagliato, però
D'altra parte nessuno prima dell'arrivo dei migranti si interessava a lui, nessuno veniva in stazione a vedere come stavano, nessuno gli ha mai dato una risposta, per quanto sia sbagliato in Egitto. E noi stiamo organizzando una serie di eventi un po' per abbattere questi pregiudizi, eccetera, che tratteranno prevalentemente di 5 tematiche, ossia chiaramente migranti morti e scomparsi, come viene gestita l'accoglienza in Italia, poi un incontro con i parlamentari europei, con le giunte di Ventimiglia, Lampedusa e speriamo Como, in cui scriveremo una carta, non tanto di principi, ma più che altro di proposte concrete che i parlamentari si impegneranno a portare avanti. E, sempre tornando all'antifascismo, durante il nostro servizio in stazione abbiamo assistito spesso a provocazioni, spesso sono persone appartenenti a gruppi neofascisti sono venute a fare provocazioni, quasi tutti i quotidiani, tutti i giorni, hanno attaccato degli striscioni e diciamo la cosa peggiore è stata quando il gruppo fittizio Como e Comaschi, che era chiaramente un gruppo organizzato da esponenti di Forza Nuova, ha chiesto di fare un presidio a pochi metri di distanza dalla stazione nel tragitto che i migranti facevano per andare dalla stazione alla mensa. E questo ha creato appunto una serie di problemi sia per i migranti che hanno dovuto fare un percorso alternativo per evitare queste persone, ma anche perché molte hanno attirato molte persone che volevano creare un po' uno scontro, eccetera. Ma fortunatamente Rifondazione e UDS insieme al Comitato Canto Antifascista ha cercato di tamponare la situazione proponendo un presidio antifascista in risposta. Io personalmente ho firmato la petizione di cui parlava Fabrizio perché penso che favorire la concezione di spazi a questi gruppi sia pericoloso non solo per le persone che loro attaccano, ma anche per tutte le varie realtà di volontariato, di cittadini che comunque non hanno l'interesse per certe questioni che vengono influenzati dai disvalori fascisti. Credo che si può essere d'accordo o non d'accordo, comunque la legge c'è e mi aspetto che lo Stato la risponda. Noi stiamo facendo una fotopetizione contro i trasferimenti forzati dei migranti perché due volte a settimana dalla frontiera da Ponte Chiasso partono un pullman dell'azienda Rampini, scortato da diversi agenti di polizia, che carica forzatamente i migranti su questi pullman senza spiegargli dove vanno, senza mediatori culturali, facendo solo una pausa da Como a Taranto. E proponiamo anche delle soluzioni alternative, quindi in fondo alla banchetta ci sono i nostri volantini, se siete interessati leggetele e fate la foto. Grazie.